Inaugurazione ufficiale e taglio del nastro per il palasalute di via Acquarone a Imperia. La struttura si sviluppa su 3 piani per un totale di circa 6.000 metri quadrati, cui si aggiungono i parcheggi sotterranei. Alla presentazione sono intervenuti il presidente della regione Giovanni Toti, la vicepresidente assessore alla sanità Sonia Viale e numerosi altri amministratori pubblici locali. Un grande avvenimento, apriamo il palasalute, inauguriamo il palasalute che è già aperto da 15 giorni, quindi in questi 15 giorni ci i cittadini hanno già usufruito dei servizi che sono attivi ad oggi, quali centro prelievi, CUP, anagrafe, avendo un unico punto di accesso ai servizi territoriali, quindi anche la specialistica, anche il centro di neuropsichiatria infantile e a breve concluderemo il trasloco con tutti i servizi relativi al Dipartimento di Prevenzione. Oggi si inaugura un'opera che è stata progettata molti anni fa e sono state superate grazie all'impegno del dottor Prioli e alle amministrazioni comunali alcune criticità. Il modello della Casa della Salute qui a Imperia è un po' quello che viene declinato anche nel piano sociosanitario che al momento è all'attenzione del Consiglio regionale, un luogo dove vengono date tante risposte ai bisogni di salute del cittadino mettendo al centro la persona. Non è più la persona che deve correre di qua e di là, ma trova un luogo dove ci sono tante risposte, ci sono delle innovazioni, un centro prelievi aperto a tutti al mattino, più tante proposte e soluzioni ai problemi. Io penso che oggi sia veramente una bella giornata per la sanità Liguria. Questa nuova struttura direi che è un grande investimento per la città di Imperia ovviamente, ma anche per la sanità della Liguria. È una struttura nuova, moderna, che credo impersonifichi bene la necessità di migliorare, di cambiare passo, ovviamente per quanto riguarda la logistica, gli immobili, ma anche l'organizzazione della sanità ligure. Stiamo modernizzando l'intero comparto della sanità, credo che si stia facendo un gigantesco lavoro, quest'opera portata a termine, la sua entrata in funzione è fondamentale, penso, per la qualità del servizio che prestiamo ai cittadini ed è la stella polare che dobbiamo continuare ad avere, cioè quella di fornire ai cittadini un servizio sempre migliore, sempre più efficiente, rendere efficaci ed effettivi quei diritti alla salute che tutti devono avere e farlo con costi e capacità sostenibili per una finanza pubblica che ovviamente soffre sempre della spending review e della necessità di mantenere degli equilibri dettati dalle regole in cui siamo. Quindi credo che sia un deciso passo avanti per la sanità di Imperia, per questa ASL, ma anche per tutta la Liguria, è anche un esempio della qualità che deve concentrarsi sia in termini estetici, sia in termini funzionali, sia in termini di prestazione. Oggi giorno importante per Imperia, c'è stata polemica su questo palasalute perché è stato costruito in zone esondabili. Io onestamente dimettermi a fare polemica su questo punto, non ho molta voglia, anche perché sarebbe come fare un gol a porta vuota, perché è chiaro che è stato commesso un grave errore in passato che però non è imputabile né a me, né al sottoscritto, né a questa amministrazione né all'amministrazione regionale. Io penso che nella vita amministrativa i problemi vadano risolti, abbiamo lavorato il Comune di Imperia, la Regione, la direzione dell'ASL per risolvere questo problema, sono stati stanziati dei fondi, sono in corso di realizzazione delle opere di mitigazione del rischio e il Palasalute è aperto con ordinanza sindacale, quindi mi sono assunto questa responsabilità assieme al direttore dell'ASL perché riteniamo che sarebbe stato veramente abbastanza vergognoso tenere chiusa una cosa del genere pronta, finita, che può dare un contributo alla sanità. Dal punto di vista invece del servizio sono molto contento perché credo che con questa opera si innalzi il livello dell'offerta sanitaria dell'ASL e quindi la ricaduta sui cittadini e quindi oggi è un bel giorno. Chiaramente questo è un posto dove nessuno spera mai di dover venire, però se qualcuno ha bisogno di cure credo che questo sia molto meglio di quello che poteva essere offerto fino a ieri. Ma oggi è una giornata importante, questa inaugurazione di una struttura tanto attesa di Imperia, tanto attesa sul territorio. Anni di lavoro, anni lunghi di lavoro, ma che hanno portato a un giorno che io ritengo di festa, ma soprattutto un giorno importante. Complimenti alla ASL che ha fatto sicuramente un ottimo lavoro e credo che da oggi i cittadini possano avere con questo palasalute qui a Porto Maurizio un servizio importante per tante persone, soprattutto anche le persone anziane che devono periodicamente fare controlli, fare visite. Quindi credo un servizio che deve essere un'eccellenza per la città di Imperia, ma deve essere un'eccellenza per il territorio perché le esigenze sanitarie sono sempre
primarie per tutti i cittadini, quindi credo un giorno importante. Oggi si inaugura il Palasalute di Imperia, un'opera importante, piacevole anche dal punto di vista architettonico, ma non è questo quello che conta è il servizio che darà ai cittadini e la facilitazione che darà ai cittadini di vivere meglio e il loro rapporto anche con la sanità in Liguria. È un momento di grandi cambiamenti, si sono portate avanti cose però che erano già state stabilite anche in passato, speriamo che a breve dopo questo di Imperia venga inaugurato anche quello di Sanremo, nel tentativo riuscito di avvicinare e di migliorare appunto il servizio sanitario per i nostri concittadini della provincia di Imperia e di tutta la Liguria. Finalmente l'apertura di un centro importante che la città di Imperia, ma anche la provincia di Imperia, attendeva con impazienza, perché vengono accentrati tutti i servizi in un unico stabile e credo che ne benefici in prima battuta sia l'ASL ma soprattutto la cittadinanza. Oggi si è inaugurato il Palasalute di Imperia e siamo particolarmente lieti di questo, perché è una struttura finanziata nella passata legislatura che è arrivata a compimento, quindi grazie anche all'opera svolta negli anni passati si è ottenuto un ottimo risultato. Ringrazio innanzitutto il direttore generale dell'ASL perché l'invito che ha fatto all'amministrazione provinciale di Imperia, che oggi ho il piacere di rappresentare, e di portare il saluto del presidente e di tutti i colleghi consiglieri provinciali. Credo questa mattina una giornata bellissima, anche se nel mese di ottobre, ma una giornata molto calda, e ci sono state proprio le condizioni per un'inaugurazione di questa struttura importantissima non solo per la città di Imperia ma per tutta la provincia e tutto l'entroterra. Credo che l'ente regione, quindi il presidente, l'assessore Viale, tutta la giunta e i consiglieri di maggioranza e di minoranza della regione, perché i risultati importanti, gli obiettivi importanti si raggiungono sempre con la collaborazione di tutti e andando ad ultimare quelle opere che magari sono state ereditate nelle consultazioni elettorali successive, queste sono del 2015, perché si dà un servizio veramente forte, un servizio comodo a tutta la cittadinanza, portando tutti gli ambulatori e i medici che erano sparsi per la città in un solo punto. E quindi credo che oggi Imperia, 16 ottobre 2017, debba essere ricordata veramente come una data importante. I complimenti a tutti quelli che si sono adoperati.